Poracci. Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Oggi parliamo di collezionismo e torniamo su una console che adoro, il GameCube. Una piattaforma sfortunatissima che purtroppo non seppe imporsi sul mercato, anche e soprattutto a causa dello strapotere mediatico di Sony e della sua PlayStation 2. Negli ultimi anni però il cubetto di Nintendo ha finalmente iniziato a ricevere l'attenzione che si è sempre meritato e tantissimi appassionati hanno cominciato a recuperare i suoi giochi e i suoi accessori. Ovviamente una console che in vita ha venduto poco e che ora è ricercata tanto in ambito collezionistico può significare solo una cosa: prezzi fuori di testa. Oggi andremo a vedere alcuni dei giochi più rari e costosi per GameCube e tenetevi forte perché alcuni prezzi sono proprio da capogiro. Vi aspetto, come al solito, nei commenti per sapere se avete qualcuno di questi titoli in collezione o magari suggerimenti di nomi che starebbero bene in questa lista. Se il video vi piace e volete supportare questo canale poraccio, sapete bene cosa fare. Basta un like, attivare la campanella delle notifiche e seguirmi su tutti gli altri social. E se proprio vi sentite del Real Poracci, c'è sempre Ko-fi con i suoi caffè virtuali e i memini in HD. Prima di iniziare con il listone, una precisazione doverosa. Come per tutti i prodotti Nintendo, e in particolare per il GameCube, non solo ci sono differenze sostanziali di prezzo tra le versioni NTSC, JAP e europee, ma all'interno del mercato PAL ricopre estrema importanza anche la regione di ogni singolo prodotto. I giochi pensati per il mercato italiano, quindi con manuale e box con scritte nella nostra lingua, sono comunemente indicati con triangolino blu e spesso raggiungono quotazioni molto più elevate delle già rare versioni PAL multilingua o inglesi. Insomma, dove possibile faremo riferimento alla versione italiana di ogni gioco, ma semplicemente immaginatelo come un sottoinsieme ancora più ricercato del già non comunissimo PAL europeo. In ogni caso, come da tradizione, iniziamo con Fire Emblem, una delle serie Nintendo più di nicchia, che in ogni sua incarnazione tende a diventare estremamente rara, e di certo Path of Radiance non fa eccezione. All'interno della serie, Path of Radiance riveste un ruolo molto importante. Si tratta infatti del primo Fire Emblem a presentare una grafica interamente tridimensionale, sequenze animate in computer grafica e ad essere stato completamente doppiato e localizzato anche in inglese. Il gioco introduceva poi un nuovo protagonista, Ike, e diverse novità al gameplay, senza però stravolgere il feeling tipico della serie. Buona fortuna a recuperarlo, in particolare in versione italiana e completo di tutto. Non ve la caverete con meno di 150 euro. Non male. Parlavamo di differenze nette tra mercato europeo e americano e anche la mascotte per eccellenza della grande N è protagonista di un titolo ricercatissimo in versione PAL. Mi riferisco a Mario Superstar Baseball, titolo sportivo uscito nel 2005 e sviluppato da Namco. Quando si parla di baseball è ovvio che lo sport abbia un appeal completamente differente qui da noi in Europa rispetto a Nord America e il Giappone. Quindi, se le versioni NTSC e JAP di Superstar Baseball sono piuttosto comuni, il discorso è diametralmente opposto per la versione PAL europea. Insomma, il gioco è così poco diffuso che penso esista un'edizione triangolo blu, ma in realtà non ne ho mai vista una in giro. Su eBay è possibile trovare copie europee di altre regioni come spagnole, inglesi o tedesche, e i prezzi, come facile immaginarsi, non sono affatto contenuti. Si viaggia sempre intorno ai 100 euro per una copia ben tenuta e completa di inserti. La serie di Paper Mario oggi gode di ottima salute e The Origami King è stato uno dei big della lineup di Switch per il 2020. La serie però agli albori era molto più di nicchia e gli episodi per Nintendo 64 e GameCube sono tra i titoli più ricercati per le rispettive console. Va male pensare che uno dei migliori titoli per GameCube sia allo stesso tempo uno dei suoi pezzi più rari e costosi. Paper Mario e il portale millenario è senza dubbio l'apice della serie, un JRPG come non ne fanno più da tempo, creativo, pieno di soluzioni interessanti di gameplay e divertente dall'inizio alla fine. Dovrebbe essere presente in ogni collezione che si rispetti, ma porca miseria se costa tanto. Il triangolo blu del capolavoro partorito da Intelligent Systems nel 2004 viaggia a partire dai 150 euro, anche se la situazione migliora leggermente se ci si accontenta di una versione PAL pensata per altri mercati. Avete presente quanto Nintendo adori pubblicare più e più volte
porta lo stesso titolo su diverse console. Beh, anche Twilight Princess non fa eccezione, essendo comparso su ben 3 generazioni consecutive di console fisse targate Nintendo. E indovinate un po' qual è la più rara? Annunciato inizialmente come esclusiva GameCube, Twilight Princess divenne a tutti gli effetti un titolo cross-generazionale proprio come accadde per Breath of the Wild. Rispetto alla comunissima versione per Wii, l'edizione GC passò decisamente in sordina, vendendo parecchio di meno rispetto all'edizione next gen. Twilight Princess su GameCube presenta però una particolarità. La versione Wii è infatti completamente specchiata, perché con i nuovi controlli pensati per il Wiimote, Link non poteva essere mancino. In ogni caso, se volete essere collezionisti incalliti, preparatevi a sudare parecchio per recuperare Twilight Princess sul cubetto, figuriamoci se triangolo blu. Oppure, se ci tenete al vostro portafogli, potete sempre ripiegare sulla comunissima stampa per Wii, o altrimenti sulla riedizione in HD per Wii U. Ma attenzione, perché le rarità a tema Zelda non finiscono di certo qui, e anche in questo caso si tratta di una riedizione, anzi di una collection. Zelda Collector's Edition era una raccolta che comprendeva 4 episodi storici della serie: The Legend of Zelda, The Adventure of Link, Ocarina of Time e Majora's Mask, a cui si aggiungeva una demo a tempo, della durata di 20 minuti, di Wind Waker. Questa collection era stampata su un unico mini DVD e a dirla tutta presentava i giochi emulati non nel migliore dei modi, una tradizione tipica di Nintendo a quanto pare, e non poteva essere venduta separatamente. Ebbe infatti una diffusione molto particolare. In Europa, ad esempio, poteva essere trovata solo all'interno dei bundle con la console, come quello di Mario Kart Double Dash. In seguito fu acquistabile anche tramite Club Nintendo, ma ne furono rese disponibili pochissime copie. Io trovai la versione spagnola in vendita presso un negozio fisico di Roma. Chissà che giro strano aveva fatto per arrivare su quegli scaffali. In ogni caso, la storia è sempre la stessa. Versione europea rara, ma triangolo blu praticamente introvabile. Altri 150 euro che volano fuori con facilità dal vostro salvadanaio se volete recuperare questa collection. Passiamo ora a un genere molto più di nicchia e a un nome che a tanti di voi non dirà nulla. Skies of Arcadia Legends. Questo JRPG è una sorta di Director's Cut di Skies of Arcadia, gioco sviluppato da Overworks e pubblicato da Sega sulla sfortunatissima Dreamcast. Legends fu uno dei primi titoli di Sega ad arrivare sulle console rivali e presenta numerose migliorie rispetto alla versione originale, tra cui modelli più dettagliati, frame rate più stabile e contenuti aggiuntivi. Nonostante tutto, anche questa versione risulta semi sconosciuta ai più, e così come è successo per Dreamcast, la versione PAL di Skies of Arcadia è diventata rara anche per GameCube. Non esiste la versione triangolo blu, ma una bilingue pensata per il mercato spagnolo e italiano. Qui si parla di quotazioni parecchio elevate, le pochissime copie che appaiono in vendita online si vendono molto bene, intorno ai 200 euro. Anche i Pokémon hanno detto la loro sul cubetto viola, grazie soprattutto all'apporto di Genius Sonority, team di cui abbiamo parlato nel video della tastiera Pokémon Bluetooth. Ma quanti di voi conoscono Pokémon XD Tempesta Oscura? Il titolo, dove XD sta per Extra Dark, è un JRPG in 3 dimensioni che si pone come seguito diretto di Pokémon Colosseum. Il gioco fu accolto con un po' di freddezza da critica e pubblico proprio perché non presentava chissà quali migliorie rispetto al suo predecessore. E se Colosseum è ancora relativamente facile da recuperare, con tanto di memory card omaggio, Tempesta Oscura è diventato uno dei titoli più quotati della libreria GameCube, raggiungendo con facilità quotazioni intorno ai 150 euro per una copia usata in buono stato. La serie di Metal Gear Solid viene spesso associata a Sony, avendo scritto una parte importantissima dell'era PlayStation 1 e PlayStation 2. Eppure il GameCube ospitò un curiosissimo remake del primo capitolo, ad opera di Silicon Knights. Twin Snakes verrà ricordato come uno dei più grandi buchi nell'acqua della storia dei videogiochi. L'attesissimo remake non riuscì a soddisfare le aspettative dei giocatori, complici alcune meccaniche di gameplay non implementate a dovere e una regia delle cutscene che trasformava la missione stealth di Snake in una sorta di rivisitazione anime di Matrix. Io sono felicissimo di possederne una copia in buono stato in collezione, anche e soprattutto per le quotazioni folli che ha raggiunto negli ultimi anni. Difficile trovare un usato in condizioni decenti a meno di 120 euro. Verso la fine del suo ciclo vitale, il GameCube ospitò un particolare esperimento ad opera di Bandai, ovvero Chibi-Robo. Si tratta di un gioco molto particolare, pensato per i gusti del pubblico orientale.
E nonostante fu accolto con grande entusiasmo dalla critica nostrana, Chibi-Robo fu sostanzialmente ignorato in Occidente. Parliamoci chiaro, già solo il fatto che lo sviluppo di Chibi-Robo sia stato supervisionato da Shigeru Miyamoto, che si avvicinò al progetto incuriosito dal suo particolare concept, lo rende uno di quei titoli che andrebbero provati a tutti i costi. L'episodio per GameCube è il capostipite della serie, che ha visto la sua più recente incarnazione su 3DS, e sebbene il comparto grafico non sia invecchiato nel migliore dei modi, Chibi-Robo conserva ancora gran parte del suo fascino. Peccato che sia sostanzialmente introvabile, e la sua riedizione per Wii è rimasta esclusiva del mercato giapponese. Questo significa che per giocare Chibi-Robo su hardware originale dovrete accettare di spendere intorno ai 200 euro. Una cifra non proprio poraccia. Chiudiamo con quello che per me è il perfetto esponente di quanto sia fuori di testa il mondo del collezionismo. La serie di Resident Evil e il GameCube sono legate tra di loro per più di un motivo. Il bellissimo Rebirth, l'epocale quarto capitolo. Eppure, uno dei giochi più rari e ricercati per la console è un semplice porting del secondo episodio. Capcom infatti decise di supportare con tutte le forze la console Nintendo. Dopo l'uscita del remake del primo Resident Evil e dell'inedito prequel, Resident Evil 0, la software house nipponica decise di dare spazio a tutti gli episodi della serie in attesa del quarto capitolo. In questo modo anche Resident Evil 2, 3 e Code Veronica arrivarono su GameCube, ma si trattava di semplici porting, lontanissimi dalla qualità del Rebirth. L'operazione sembrò più che altro un tentativo di spremere il brand il più possibile, e gli utenti, vedendo i giochi sostanzialmente identici all'era PS1, ne rimasero alla larga. Il risultato è il seguente: se Resident Evil 3 è per qualche motivo leggermente più facile da recuperare, Re 2 è diventato una sorta di sacro graal per il collezionismo GameCube, soprattutto se si ricerca il triangolo blu. L'unica aggiunta degna di nota di questa versione è che, oltre a dei leggeri miglioramenti grafici, quasi impercettibili, i filmati di intermezzo possono essere saltati con la pressione di un tasto. Valutate voi se una comodità del genere vale la fatica necessaria per recuperare questo porting. Non lo so, fossi in voi, punterei intanto al remake uscito qualche anno fa. E questi poracci erano alcuni dei titoli più rari, costosi e introvabili per la nostra amata GameCube. Vi aspetto nei commenti per discuterne e ampliare la lista. Se il video vi è piaciuto e ne vorreste vedere altri del genere, fatemelo sapere con un like, iscrivendovi al canale, attivando la campanella delle notifiche e seguendomi su tutti gli altri social. Poi, se volete supportare il mio lavoro con un piccolo gesto, ci sono sempre i caffè virtuali su Ko-fi. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video. Io sono il Poro Game, Michele Cube, ciao! Poracci!